Amichevole, intanto si torna a parlare di campo, di cose di campo, no? E quindi poi vincere, no? Le amichevoli si potevano anche, invece adesso bisogna anche vincere queste, perché poi si creano subito le polemiche. Sì. No, no polemiche, però comunque stiamo lavorando bene, c'era voglia di riniziare a giocare, quindi col mister ci stiamo unendo bene, stiamo capendo quello che vuole, quindi siamo contenti fino a qua che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto finora. Perugia che gioca molto in ampiezza. Sì, il mister vuole questo, stiamo cercando di accelerare i tempi per quello che vuole lui, quindi dobbiamo solo ascoltarlo e basta, e lavorare. Senti, è stata una stagione che si è conclusa particolare, con quale spirito voi vecchi vi siete ritrovati? Insomma, ricominciare anche con tante incertezze sulla categoria non è mai facile. Sì, c'avevamo questa incertezza della categoria, però oggi dopo la sentenza eravamo un po' amareggiati, ma ci siamo parlati, quindi noi dobbiamo cercare di resettare quello che è stato l'anno scorso e cercare di migliorare, se siamo in Lega Pro, di cercare di vincerla. Senti, il futuro di Lisi, che ancora, se non sbaglio, 2 anni di contratto avevi? No, io stavo in scadenza, ma hai spalmato con il presidente? No, ancora però stiamo parlando sia col direttore che col presidente, penso che non ci siano problemi perché c'è una bella intesa sia col direttore che col presidente. Senti, quali saranno le ambizioni di questo Perugia? Ma penso che il Perugia, l'ambizione ce ne deve una, se il Lega Pro, di vincere il campionato, perché di portare il Perugia dove merita, perché l'anno scorso è stato un campionato particolare dove io personalmente sono dispiaciuto ancora per quello come è andata, ho cercato in tutti i modi di provare a salvare il Perugia, però adesso devo mettere ancora di più il 110% per cercare di portare il Perugia dove merita. Senti Ciccio, tu sei partito esterno d'attacco, poi hai fatto l'esterno di difesa, poi l'esterno di uno schieramento a 5, adesso fai l'esterno d'attacco un'altra volta. Non è mica facile cambiare sempre ruolo. Sì, però alla fine è sempre sulla fascia, quindi comunque ho queste caratteristiche, cerco di fare quello che mi dice il mister e farlo al meglio. Come ti è sembrato Baldini? No, con il mister c'è una grande intesa, secondo me è un grande allenatore, dobbiamo solo cercare di accelerare i tempi per dargli ascolto e secondo me possiamo fare veramente bene. Senti Francesco, come valuti la tua prestazione di oggi e i giovani che sono entrati in campo, Giunti, poi l'altro Bozzolan e Mutalib, che è un po' impronunciabile, come l'hai vista? Ma la prestazione di oggi mia personale, penso che comunque abbiamo messo minuti sulle gambe, quindi comunque stiamo lavorando bene come ho detto prima, i giovani, abbiamo dei giovani interessanti dove si stanno applicando con noi, col gruppo, anche i più vecchi che stavamo qua, quindi per ora molto bene, dai. Come è stata presa dallo spogliatoio, no? È stata già fatta questa domanda, diciamo, l'umore com'è, un po' in attesa poi di quello che sarà poi a fine agosto? Certo, eravamo amareggiati perché comunque ci credevamo, chi è che non ci credeva comunque, però ora la sentenza ha detto questo, siamo amareggiati, ma uno pensiamo al campo, alle cose fuori, ci penserà il presidente con gli addetti ai lavori. Pensi questa cosa ha un po' influenzato un po' all'inizio del primo tempo, no? Ho visto un po' la squadra inizialmente ha faticato, anche il Trestina si è reso un po' pericoloso, ha rischiato di andare in gol. Anche la prima amichevole, ieri abbiamo lavorato bene e anche tanto col preparatore atletico, quindi secondo me è anche un fattore di gambe, così gambe pesanti. No? A testa ci può stare, ma tanto non possiamo fare niente noi giocatori, quindi noi dobbiamo pensare a fare campo e dare il meglio, è il 100%. Prego.